Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, oggi sono qui, insomma, in camera mia, come potete vedere benissimo, anche il putiferio. E sono qui per farvi vedere appunto i miei completi, dai, possiamo dire così, i miei completi preferiti e pure qualche vestitino devo ammettere. Quindi io direi di iniziare. Poi, dato che non posso cacciare tutto dall'armadio, vi farò prima vedere quelli che stanno sul letto, che ho appena preparato, e poi quelli che stanno sull'armadio, oppure un po' tutto. No, non è vero, tutto no, però quello che riesco a farvi vedere. Allora, come prima cosa c'è questo, tipo giacca di tulle, gilet, con questo pantalone di tulle, tutto di tulle, insomma, bellissimo secondo me. Poi c'è pure l'accetto e tasche, perfetto. Poi c'è questo top bellissimo, cioè veramente ce l'ho dall'estate scorsa, però devo ammettere che è bello, che con questi pantaloni secondo me sta ancora meglio, anche perché questi pantaloni non dico che sono bellissimi, però, cioè, guardate, sono straordinariamente bellissimi. E poi secondo me, cioè, non si abbinano proprio i colori, perché comunque avrei 3 colori addosso, anzi no, 4, tipo 1, 2, 3, 4, però devo ammettere che come abbigliamento ci sta bene, quindi secondo me è perfetto. Sì, però è un po' stropicciato, però non fa niente. Questa è una maglia con la gonnellina, cioè tipo a gonna, maglia a gonna, che secondo me è bella. E dai, ci può stare con questo pantalone un po' nero. Infatti siamo passati dal più colorato al meno colorato, però quello è per dopo. Questo invece è un po' più, diciamo, pantalone sportivo e maglia un po' più elegante. Però questo non è proprio un completo, però secondo me ci stava bene, e quindi per questo video era un po' adatto, dai. Non è che è bellissimo insieme, però è adatto, quindi ci sta. Poi questo qui, che è un vestito. Bene, questo vestitino qui secondo me è perfetto per quando fa più caldo, insomma, anche se è di lana. Però questo un po' per tutte e due le circostanze, diciamo. Questo può essere usato di estate, anche perché è un po' aperto, vabbè. Questo può essere usato di estate perché comunque ha maniche corte, cioè anche a bretelle, però comunque è anche una gonnellina, quindi non è proprio esagerato. Però se comunque fa freddo, è già di lana, però ci puoi mettere una maglia sotto e poi ci metti il vestito. Infatti ho fatto così la prima volta che l'ho indossato, perché comunque l'ho indossato in inverno e quindi non era proprio il massimo. Però devo ammettere che questi completi sono fighissimi, cioè veramente impazzisco, ecco tutto quello che ho da farvi vedere sul letto. Però ora passiamo all'armadio. Allora, nell'armadio naturalmente ho molta più roba. Ora non dico che vi farò vedere ogni singolo pezzo, però dai, devo ammettere che, cioè, dai, ho 100.000 top oltre a questo, quindi secondo me ci può stare. Ora continuiamo. Questo è un top, però, oddio, questo è un top che quando alzi le braccia si vede tutta la pancia, e questo è un pantaloncino. Però questo invece è il mio grembiule, vecchio naturalmente, girl pink, va bene. Però ora non è che mi metto a fare tutto l'armadio, però questi ci tenevo a farveli vedere, perché comunque, cioè, il video non deve essere né troppo lungo né troppo corto. Quindi iniziamo. Questo è il grembiule, l'avete già visto. Questo è un perfetto vestito che io ho indossato a Natale 2020, e sono passati 2 anni perché siamo nel 2022. Però secondo me è stupendo, cioè, guardate, guardate i fiorellini, vabbè. Poi c'è questo giacchino di pelle con un po' di gonnellina, devo ammettere, e tutte le cerniere d'oro, vabbè, che non mi va nemmeno più, va bene, lasciamo stare. Qui tipo una giacchetta di jeans, dai, possiamo chiamarla così, è perfetta da mettere sopra i vestiti, e secondo me ci sta anche molto bene. Ho preso quest'altro, devo prendere questo. Ah, e è attaccata anche una maglia a bretelle, che è bellissima. Poi c'è un'altra maglia a bretelle, però tutta bianca, e questo vestito tutto di velluto, diciamo.
che è sempre a maniche corte, quindi velo, velluto, vabbè. Questo è un vestito che mi ricorda che quando l'ho preso nel negozio con mio padre, mi ha detto, ma questo è da campagnola, cioè guardate. Però secondo, io l'ho scelto perché secondo me era bello, cioè guardate. Vabbè, poi c'è questo, che oddio, questo non è proprio uno da mettere tutti i giorni, specialmente per l'inverno, però non fa niente. Però è per le cerimonie. Ah, e comunque, dato che fra poco è estate, allora ho deciso di farvelo vedere, giusto per l'occasione, ma non penso che ci sia una festa proprio di estate. Cioè, Pasqua, però è primavera e l'abbiamo già passata, perché è maggio. Poi qui c'è quest'altro vestitino, che non è proprio per le cerimonie, però diciamo che comunque per andare a fare una vacanzina magari ci sta. Poi c'è questo vestito, cioè ha la gonna cortina, però è un vestito bellissimo. E tra l'altro è uno dei miei preferiti, perché oltre ad avere la bredellina, ha una gonna corta, però sopra è tutto, cioè come dire, perfetto, bellissimo. Ok, questo è un altro vestitino. Questo mi piace un po' meno, però non lo metto da tanto tempo e lo devo ancora provare. Poi c'è questo che, vabbè, mi va corto. Era tipo di quando avevo 6 anni, ora mi sembrerà un po' lungo, però cioè è corto, dai. Non è bellissimo. Oh, questo era il mio preferito, veramente. Tutto di pizzo. E guardate qua, ai fiorellini. E questo me lo devo assolutamente rimettere, perché è uno dei miei preferiti. Questo non mi va molto, però quando ero più piccola mi andava benissimo. E ragazzi, vi giuro, era, cioè me lo mettevo tutti i giorni. Qui è un pantalone di jeans largo, è bello. Qui invece un altro vestito. E qui un vestito che mi sono messa a Pasqua dell'anno scorso. Ecco qui, bellissimo, con il gilet sopra. Qui c'è un altro vestito da cerimonia. E qui c'è il blazer, il giubbotto. E qui c'è la gonna di mamma. Però, guardate qui, sono appena uscite le nuove maglie di Harry Potter. E se volete le potete andare a comprare. Io l'ho preso un po' di tempo fa. Però non esageriamo, perché comunque era tipo, dicembre. E l'ho preso al Megalò. Per ora sono a Campobasso, quindi non c'è niente per andarla a ricomprare. Quindi affrettatevi. Anzi no, non affrettatevi. Qui ci stanno tutti i miei set di pantaloncini. Questa è fiocca a caramella, questo è più bello. No, questo è meno bello, però questo è più bello. Poi qui c'è un pantaloncino di jeans. E qui c'è un pantaloncino rosa. E qui c'è un pantalone. E qui c'è una salopette con una bredella. Appena colpito la telecamera, no, non ci importa. Qui tutto il mio set di maglie, più il top che vi ho fatto vedere prima, e l'altro top nuovo, tra l'altro, che mi metterò quest'estate. Ah sì, facciamo una cosa, lo metto in prima fila, così me lo ricordo. E questa, beh, non ho mai fatto, in questo anno non ho più fatto il cambio di stagione. Infatti qui sono rimasti tutti i vestiti estivi e qui invernali. Però quelli invernali sono anche belli. E qui ci stanno i vestiti di carnevale più la maglia mia di basket e il pantaloncino con Greta. E vabbè, quelle sono cose della colla a caldo, che poi ci lavoreremo insieme, però ora no. E ragazzi, cosa vi devo dire? L'armadio di Barbie è sempre lo stesso. E ragazzi, il video è finito, quindi iscrivetevi, attivate la campanellina per non perdervi nulla e lasciate un bel mi piace. Ciao!